ultimo mese c'è stato il terremoto a Latina con grandi arresti, 24 arresti, e finalmente in carcere, dopo la coraggiosa e difficile inchiesta degli uomini della squadra mobile diretta da Tommaso Miglio, Gianluca Tuma, Costantino Di Silvio, detto Ciaccia. Io me ne ricordo quando ero ragazzo, già allora le zingari dominavano e avevano imposto la loro prepotenza. Oggi dall'intercettazione abbiamo saputo delle loro coperture politiche. Oggi abbiamo saputo anche delle minacce di morte nei confronti del collega Vittorio Buongiorno. Il procuratore aggiunto Nunzia Delia ha detto nella conferenza stampa: tutto ciò era teso a condizionare la libertà d'espressione e di stampa, ancor più grave se collegato al fatto di voler limitare la libertà d'espressione di chi è addetto ad informare l'opinione pubblica. Ora si comprende sempre di più perché a Latina non è cambiato nulla. Ora si capisce perché i candidati che devono affrontare le prossime elezioni di maggio o giugno devono essere all'altezza del grave compito che li attende. Quindi noi, diciamo, abbiamo saputo che questa Latina era invasa dai liquami, emerse anche durante la vicenda dell'ex giudice, ormai ex giudice Rollo, che ha rubato ed ha diretto, ha pilotato tutti gli ingranaggi dei fallimenti. Ecco, questa è la Latina di oggi, ma c'è possibilità di reagire con coraggio per voltare pagina e per cambiare il volto di questa città. Oggi come primo ospite di studio abbiamo il segretario della CISL Roberto Cecere e parliamo della Latina Ambiente. Si dice che la discarica ormai è arrivata al massimo di capienza, siamo quindi in difficoltà con i rifiuti, ma c'è un problema anche occupazionale. La Latina Ambiente che fine farà? Grazie per l'invito. Io ho ascoltato con interesse la tua introduzione, sicuramente Latina adesso è stretto in una morsa e ci auguriamo che la legalità possa vincere su tutto. Soprattutto bisogna verificare se a Latina ci sono gli anticorpi giusti per far crescere quella legalità di cui tutta la comunità ha bisogno. Il procuratore Cantone a Milano ha detto che questi germi ci sono. A Latina sta, a Roma stentano a crescere, a Latina noi dobbiamo fare in modo che venga sgombrata completamente la società da questo virus. Su Latina Ambiente, una società molto difficile da gestire, il socio privato non si presenta nel consiglio di amministrazione, c'è una società che non riesce a gestire, il socio pubblico si è rivolto al tribunale per avere una gestione, per nominare un liquidatore. È una società che non produce utili, è una società gestita male, è una società che ha creato parecchi disguidi di gestione, chiamiamolo così per non andare oltre. Ci auguriamo che anche questo servizio possa riprendere a marciare, ma è sufficiente fare un giro in queste ore per la città per rendersi conto che il servizio non funziona, ci sono sacchetti dell'immondizia ovunque. Questo è dovuto al fatto non tanto sulla professionalità, ma clausola anche per questi lavoratori, dove, lo diceva proprio l'altro giorno il commissario, le aziende che assumono lavoratori interinali potrebbero avere un punteggio maggiore rispetto alla gara per la gestione. Ma clausola anche per questi lavoratori, dove, lo diceva proprio l'altro giorno il commissario, le aziende che assumono lavoratori interinali potrebbero avere un punteggio maggiore rispetto alla gara per la gestione del servizio. Le cose stanno un po' così. Certo, bisogna correre, bisogna camminare, i tempi stringono, nella decoro della città c'è da fare bene e da fare in fretta. Quindi i prossimi giorni saranno decisivi? I prossimi giorni è già rifissato un nuovo consiglio per il 21 novembre, speriamo che il socio privato si presenti, anche se ormai siamo giunti ai tempi supplementari, perché mi risulta che il Tribunale ha già convocato il socio privato, con molta probabilità si vuole dare seguito a quella che è una messa in liquidazione. Fatto sta che questa azienda perde soldi, è stato chiesto al socio privato di ricapitalizzare, non hanno interesse alla ricapitalizzazione, o perlomeno finora non si sono
presentarli nel consiglio d'amministrazione, siamo in attesa. Una cosa è certa, una società che gestisce un servizio così importante per la città non può essere gestito con una precarietà di questo tipo. Anche in questo, per questo capitolo c'è la responsabilità dell'amministrazione che è caduta. Ma c'è la responsabilità, qui c'è una responsabilità proprio sulla costituzione di questa società, perché all'interno di questa società c'era un patto costitutivo che limitava molto quello che è la presenza del pubblico, nel senso che qualsiasi consiglio d'amministrazione si andava a costituire, comunque l'atto costitutivo prevedeva che la maggioranza fosse affidata al privato. Quindi il privato esprimeva l'amministratore della società e poi alla parte politica veniva affidata la nomina di un presidente, che più delle volte era un presidente che si muoveva in un certo modo. Ecco, non sono stati fatti proprio gli interessi fino in fondo della città e della collettività in questa società, bisogna dirlo. C'è pericolo di licenziamenti? No, pericolo di licenziamenti per i tempi indeterminati, noi ci batteremo per avere una clausola sociale all'interno del bando. La clausola sociale prevede che tutti i lavoratori a tempo indeterminato transitino all'interno di una nuova società che dovrebbe gestire tutto il percorso. Però sicuramente ci possono essere trambusti, ritardo negli stipendi, e poi c'è il fatto che la gestione proprio della società in questo momento viene fatta in modo non efficiente. Quindi i libri sono già in tribunale? Ma i libri sono già in tribunale, se non si ricapitalizza questa società perde 1.400.000, hanno chiesto al socio privato i 700.000 euro che il comune era pronto a mettere sul tavolo, il socio privato al momento si è rifiutato di fare questa operazione. Quindi per effetti giuridici la società è in liquidazione, ma passerebbe in una procedura concorsuale immediatamente. Altro capitolo è la discarica, se è stracolma vuol dire che ci abbiamo altri problemi. Beh, se la discarica ormai non riceve più rifiuti, ma questo ormai è un problema enorme, ovunque si gestiscono i rifiuti, noi non possiamo pensare di gestire i rifiuti nel 2015 ancora con le discariche. Poi ci mettiamo in testa che i termovalorizzatori vanno costruiti pure in fretta, perché in tutta Europa con i rifiuti, paesi europei del nord Europa insegnano come si fanno i soldi con i rifiuti, sono in grado di fare bene e fare in fretta le cose che servono alla città. Quindi siamo indietro anche su questo fronte? Soprattutto sui rifiuti l'Italia noi indietro di più, ma non solo Latina, okay. Da Latina in giù. Okay. Grazie, grazie a voi, buona serata, grazie per l'intervento, del prezioso contributo. Abbiamo con noi adesso l'ex consigliere comunale Giorgio De Martis, Partito Democratico, e Enrico Tiero, anche ex assessore, ex vice sindaco dell'NCP. Adesso siamo quasi in campagna elettorale, è cominciata quella del PD perché ci saranno le primarie il 22 novembre. Giorgio De Martis mi ha detto dopo 17 anni non mi ricandido perché il comune non darà la pensione ai consiglieri comunali, quindi è meglio dopo 20 anni è meglio lasciare. E quindi Giorgio De Martis, dunque come vedi questa campagna delle primarie? Ma una campagna figlia di questi tempi sostanzialmente. Io ricordo la campagna che ho fatto io 5 anni fa con Moscardelli, una campagna diversa, c'era ancora una città che non aveva subito l'onta delle inchieste giudiziarie che l'hanno colpita, degli ultimi 2 mesi, che l'hanno colpita completamente, compresa quella che hai giustamente menzionato te di Lollo, e non c'era poi un clima di antipolitica come c'è adesso. Oggi invece i partiti sono sotto attacco, c'è meno entusiasmo, ma fermo restando che le primarie rappresentano un modello ancora oggi valido sul quale poter costruire una iniziativa, una partecipazione, una mobilitazione che consenta di creare un'onda lunga che speriamo possa, e ci auguriamo, stiamo lavorando affinché arrivi fino alla primavera 2016, al momento in cui si andrà a votare. Certo, e quindi un clima ancora un po' così, la città è un po' scioccata dopo gli arresti, eccetera, quindi c'è un po' di freddezza.
Non c'è mobilitazione, certo. Almeno fino a questo momento, molto probabilmente nelle prossime settimane, manca ancora per settimane, ci sarà una mobilitazione maggiore. Tra le altre cose, va anche sottolineato il fatto che queste primarie sono decisamente anticipate, nel senso che l'altra volta facciamo le primarie, le svolgiamo a gennaio, quindi di mesi dopo, il clima, malgrado l'inverno, era però un clima più caldo dal punto di vista della temperatura generale. Oggi invece sono molto anticipate, quindi c'è anche da tenere in considerazione questo, però la cosa positiva mi sembra che da un mese a questa parte, con anche la scia di polemiche che le primarie si sono portate dietro tra i candidati, via dicendo, però ovviamente va dato atto che l'unica forza politica in campo realmente è il Partito Democratico, nel senso che non sappiamo, per dire, il centrodestra classico, parlo di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, che fine abbiano fatto in termini di proposta politica. C'è la proposta del Partito Democratico, c'è la proposta delle alcune liste civiche, e questo indubbiamente è già un punto di importante e positivo che va segnalato e che va rappresentato. Ecco, il nuovo centrodestra, abbiamo qui Enrico Piero. Da destra non si dice niente, solo Calandrini, ho visto che fa i giri dei borghi per ora. No, non è che da destra non si dice nulla. Noi abbiamo impostato un po' tutta la faccenda anche in virtù degli errori fatti nel passato, perché bisogna dirlo che comunque in quest'anno qualche errore c'è stato, delle cose negative ci sono state, quindi chi non ne prende atto sicuramente non può pensare ad andare avanti e quindi far tesoro del passato e non commettere il futuro. Noi stiamo facendo una cosa un po' diversa, anche se rispetto a quella degli amici del PD, che loro hanno impostato il discorso prima della scelta del candidato sindaco e poi del ragionare sul programma, perché di oggi di questo si parla, si sta parlando di un nome. Però siccome noi dobbiamo essere importanti, noi diciamo che gli errori forse nel passato sono stati proprio dovuti al fatto che si facevano programmi all'ultimo momento e poi in effetti si applicavano poco. Adesso noi stiamo portando con il centrodestra una politica differente, nel senso che stiamo andando sui territori anche pubblicizzando poco, perché noi servono più che altro i fatti da mettere in campo per poi. E abbiamo già stilato una bozza di programma dove abbiamo iniziato dalle cose concrete, dalle cose più piccole, dalle cose più importanti per il cittadino, e poi vedrete anche naturalmente progetti un po' più ampi. E in base a questo programma ci stiamo presentando a chi ci vuole stare. Cioè non è un problema di nomi, non è un problema di incarichi, ma è un problema di condivisione. Vogliamo impastire questa nostra diciamo futuro in base alle esperienze negative del passato, indicando puntualmente le cose che vanno fatte nella data che vanno fatte, cioè con il primo bilancio che cosa va fatto, e quindi dalla quotidianità. Quindi su questo percorso staremo con chi, ripeto, con chi ci vuole stare. Cioè, noi abbiamo nulla da costituito. Certo, sono convinto che una sintesi si possa fare. Noi come Nuovo Centrodestra sicuramente faremo anche una politica di rinnovamento della nostra classe dirigente, quindi proprio per mettere nuove leve, persone che hanno ancora forte volontà di poter amministrare, perché comunque quando si amministra sicuramente errori si fanno, chi non amministra non lo fa. Quindi sono convinto che faremo una giusta sintesi, di cui una prevederà la proposta che abbiamo fatto dopo la condivisione del programma con chi ci vuole stare, quindi con una possibile coalizione, eventualmente quindi anche noi le primarie. Io poi nel centrodestra, allora PDL, adesso nel nuovo centrodestra, e siamo stati sempre un po' a favore della richiesta delle primarie, perché sono convinto che non c'è cosa più bella che le scelte le facciano i cittadini e non le segrete stanze dei partiti o perché no delle liste civiche, perché adesso c'è anche un forte accaparamento di ragionamenti sul civismo. Io ricordo solo una cosa: il civismo, certo adesso è un momento un po' più particolare, comunque qualche cosa è successo, comunque bene sta facendo sia le forze dell'ordine, non ci sta a fare tutta una serie di interventi che sono convinto che faranno anche chiarezza su alcuni aspetti che rendono molto importanti. E non dimentichiamoci, dicevo, che anche 5 anni fa, 4 anni fa c'è stata una forte presenza di liste civiche, sì. Perché poi adesso che cosa succede?
molte liste civiche vengono anche fatte da parte di persone per cercare di essere eletto, perché questo è il dato di fatto. L'altra volta dicevo su 26 liste, 21 erano civiche. 21 liste civiche, solo due, tolte quelle dei candidati sindaci, hanno eletto i consiglieri. Ecco, perché io dico qua non è un problema di persone o di come, ma è chi ci deve andare a rappresentare, ma è di come farci appendere, su che cosa, sulla quotidianità. Certo, noi un punto fermo che per esempio abbiamo messo nel nostro programma, a prescindere dalla quotidianità, cioè dalla funzione delle scuole, dal servizio sociale, è come primi atti dell'amministrazione l'incarico della relativa predisposizione del piano di condominio generale della città a cupolatura zero. Cioè noi, una politica sicuramente è stata fatta sotto l'aspetto urbanistico, e lo dice chi è entrato nell'amministrazione a fare il vice sindaco 4 mesi, 5 mesi prima che cadesse. Non è possibile che ci sia concentrati soltanto in alcuni aspetti che non portano indotto per l'economia della città. Quindi questa è sicuramente una polemica che faccio, fatta a voce alta quando siamo entrati in amministrazione durante la crisi nel mese di novembre, dove nelle linee programmatiche del sindaco approvate dal Consiglio Comunale era quella di predisporre un piano valore a cubatura zero, cioè per dare chiarezza basta con alcuni aspetti del passato. Io sono convinto che faremo una giusta sintesi, come sono convinto che deve essere, come sono convinto che sia una competizione elettorale che deve vedere contrapposti più fronti, perché è giusto che ogni fronte è portatore di un interesse, di una comunità, di un gruppo di persone, ma con la giusta tranquillità, con il giusto rispetto, perché sono convinto che dopo la competizione elettorale, dopo il risultato delle urne, che il cittadino quando mette la croce, il nome è la Cassazione, in questo senso bisogna, a prescindere chi ci amministrerà a livello di maggioranza, bisogna fare una squadra per portare a casa tutti insieme i risultati. Perché la partita ha bisogno di risultati, ha bisogno che tutti ci si rimbocchi le mani, ognuno per quello naturalmente che può fare. Ma voi sarete con Forza Italia, non si sa? No, allora io non sostanziamo, ovviamente. Noi non facciamo nulla di perfezionato. In base ai problemi del passato, abbiamo stilato un programma e lì volete essere, lo stiamo ragionando anche in questi ultimi giorni, e poi con la chiarezza che chi lo condivide possiamo fare un percorso insieme, perché in base al passato ci sono stati troppi errori, e io posso dire che troppi errori sicuramente non condividono, certo, noi, e poi adesso vogliamo la chiarezza, certo. Nella chiarezza si fa la squadra. Quindi per ora è solo Calandrini che gira. Per ora, che sia chiaro un aspetto, noi è vero che stiamo ragionando sul programma, come è vero che quando ci metteremo a tavolo con i rappresentanti, certo, del centrodestra, legittimamente ognuno avrà la personalità da mettere in campo, certo, certo, come primo cittadino. E Fratelli d'Italia ha messo in campo Nicola Calandrini, noi abbiamo sicuramente il nostro nome, come altre liste avranno, certo, il loro nome. In quell'occasione, io ripeto, quando non c'è una sintesi, dopo che dice il programma, ben vengono le primarie. Io l'aspetto delle primarie lo volevo sempre rubare agli amici del PD. Tant'è vero, abbiamo fatto 5-6 anni fa una petizione all'interno, certo, del partito, dove in un mese abbiamo preso più di 10.000 firme per dire le primarie anche nel centro. Poi non ci sono fatte. Poi non sono fatte perché comunque in un partito patronale c'è sempre chi decide da fuori. Noi non vogliamo più questo, vogliamo che il territorio si autogestisca con i cittadini del proprio territorio. Per adesso una notizia, stasera Berlusconi ha detto che non caccio più un soldo per la sede di Roma, la sede verrà chiusa il primo novembre. Io posso dire una cosa, Berlusconi si è cacciato in questi anni. Se Berlusconi ha cacciato i soldi in questi anni non lo so, io so soltanto che noi nel nostro piccolo partito, nel nostro gruppo, perché siamo un gruppo di amici prima di tutto a prescindere dal partito, la prima cosa che abbiamo fatto è quella di prendere una sede. Noi ad esempio a Latina siamo un piccolo partito che abbiamo una sede provinciale, forse la nostra partita ancora non ce l'ha, e ce l'abbiamo avuto al Stato, dove l'affitto mettiamo a disposizione di 20-30 euro al mese per fare la sede dirigente. Questa è la squadra, non vogliamo nulla da nessuno, e se Berlusconi non paga la sede saranno bene. Ha detto che mattina, e quindi finisce Piazza San Lorenzo, e quindi è andato male.
Ecco, quindi, la notizia a Lorenzo, vedremo le prossime stelle cadenti che cosa uno gli chiederà alle stelle cadenti. Quindi un'ultima domanda a Giorgio De Marchis. Prima ho detto non ti ricandidi più, il Consiglio Comunale però ha bisogno di persone all'altezza, che saranno 5 anni difficili. Saranno 5 anni difficili, ovviamente, c'è cioè da ricostruire un tessuto sociale alla fine, quindi c'è da dare anche un indirizzo culturale, etico da parte della politica. E dare la speranza ai cittadini. Spero e lavoreremo perché sui banchi del Consiglio Comunale siedano giovani, quando dico giovani non è che penso a persone a ventenni, ad una generazione nuova veramente, quella lì è in grado di dare la speranza. Io, malgrado anagraficamente sia un giovane della politica, perché ho tra virgolette soltanto 47 anni, però la faccio tantissimo tempo, vorrei fare altro nella vita, mi piace fare altro. È giusto, quindi, giusto. Non è detto. Vorrebbe fare il consiglio regionale. No. Io posso mi permetti, scusa che troppo, perché voglio, avendo appreso insomma la bisogna vincere la vita, che Enrico forte diventi sindaco, insomma bisogna la volontà di Giorgio di non ricandidarsi, posso dire non è per piangere perché siamo più insieme, comunque lui è stato uno dei quei consiglieri che su tutte le problematiche ci metteva studio, ci metteva proposte, ci metteva ragionamenti e ci metteva costrutto, a differenza di molti altri che facevano l'inverso. Questo mi sento di dirlo perché so di dire la verità, insomma. Ti ringrazio. Va bene, quindi aspettiamo il nuovo, insomma, e vedremo innanzitutto il 23 chi sarà il candidato. Il 23 poi della smorfia è una bella e gli serve un po' di quello. E poi per voi invece ci vuole ancora tempo. Noi ci vorrà, dopo la Befana. La Befana la lasciamo a loro. Abbiamo passato Valentino. Però forse prima di Natale l'inchiesta non è finita e potrebbero esserci altre sorprese. Giustamente, benvenga. Perché l'inchiesta va avanti. Benvenga. Così hanno detto gli inquirenti. Benvenga. Allora ringraziamo Enrico Tiero, esponente di primo piano dell'NCD, Nuovo Centrodestra, e Giorgio De Marchis, ex consigliere del PD. Grazie per la vostra presenza. Buona serata. Grazie. Ecco, adesso abbiamo il calcio a 5, passiamo dalla politica allo sport, vedi che bel salto. C'è anche, ciao, saluti a tutti. Il calcio a 5, abbiamo qui rappresentanti, non mi ricordo il cognome, attenzione figli. Gerardo Daniel Battistoni. Battistoni, E Sebastian Corso. Sebastiano, non ti vedi che bottone, dove sei? Lui non parla, tu sei quello della Roma, gli traduce il libro. Argentini. Ma gli argentini qui ci non parla italiano, Battistoni, te sei? Argentino. Sì, no, dico, che cosa rappresenta il calcio? Tecnico? No, giocatore. Giocatore, sì. Allora, il calcio a 5 come sta andando questo torneo, questo campionato? Diciamo, se vediamo la classifica così, però se vediamo le prestazioni diciamo bene. Vediamo di raccogliere più punti che prestazioni belle. Diciamo. Quindi come state in classifica? Per chi non segue? Metà classifica. E voi eravate partiti invece per stare in alto? O... No. Puntiamo alla fine del giro d'andata ad arrivare fra le prime 8 per fare la Coppa Italia. Ah, e poi diciamo un bel obiettivo, un bel traguardo, Coppa Italia, una bella manifestazione, e poi alla fine del campionato anche le prime 8 fanno il playoff scudetto, quindi sono i due obiettivi. E quindi l'obiettivo c'è, c'era te che ruolo giochi? Laterale lui è giovanissimo, che età c'hai te? E quanto anni hai? 23. 23 anni. E quindi tu e lui che ruolo gioca? E che posizione hai? Laterale difensivo.
laterale difensivo. Anche lui è laterale difensivo. E come ti sei trovato dall'Argentina? Tu sei proprio di Buenos Aires? Sì. Buenos Aires Latina, c'è una differenza. Sì. Tanta differenza. Buenos Aires grande città. Grande. E poi ci sono le mucche belle, no? Le mucche, la carne rossa, ecco, la carne rossa. Adesso tutti ne parlano la carne rossa, ma l'abbiamo sempre mangiata. È inutile che scoprono, quando gli svedesi già 15 vent'anni fa dissero che la carne affumicata, le salsicce, non facevano bene, ma chiaramente un po' al mese va bene tutto, non abusare, diciamo, non chili e chili di bistecche di carne rossa. Noi Argentina non la potete togliere. Argentina forte la carne, no? Buona, quella seria. E va bene, vedi, siamo passati dal calcio a 5 alla carne, però quindi il campionato adesso prosegue, il prossimo incontro che cosa c'è? Domenica con la Lazio. Ah, derby, qui a Latina, a Roma. A Roma. A Roma. Dov'è il campo del calcio a 5 a Roma? Vicino al Foro Italico. Vicino al Foro Italico, sì. Ebbene, allora complimenti per questo. Adesso sentiamo anche il presidente della società, al posto di Sebastian. Ciao e in bocca al lupo, sempre forte. Allora ecco il presidente che si chiama? La Stazza, eccolo qui. Allora presidente, come sta andando questa situazione del calcio? È seguito, è uno sport che carbura, diciamo. Penso proprio di sì, se lo in forma un po' più allegro. Ma io perché non sono la linea calcio 5 è una realtà importante. Ma noi seguiamo sempre la serie B, la linea calcio, allora bisogna vedere giocare un giorno. No, si seguono tanti, il palazzetto è sempre pieno. Il palazzetto qui di Via dei Mille giochiamo nella stessa struttura dove gioca il volley e dove gioca il basket. Sì. E di domenica, no? Sì. No, noi giochiamo il venerdì e qualche volta nel fine settimana. Abbiamo scelto il venerdì proprio per non entrare in concomitanza con gli altri sport, in particolare con il calcio. Quindi ci siamo scelti questo giorno un po' per essere. Va bene. Per dare modo anche agli appassionati del calcio di seguirci. Certo, per diversificare. E quindi la Stazza, il calcio a 5 è più seguito di una volta, mi pare, no? Un po'. Beh, diciamo, io ho rilevato la Latina calcio a 5 nel 2009. Sì. E obiettivamente, insomma, i numeri erano diversi da quelli di adesso, venivano poche centinaia di persone, adesso veramente non possiamo lamentarci, c'è uno zoccolo duro di persone che ci segue con affetto e diciamo che ormai la scintilla è scoccata. Però soffriamo sempre un po' l'ombra del calcio perché purtroppo ha ragione, insomma, sicuramente un appeal ancora diverso, quindi un po' di fatica in più la facciamo, però non ci lamentiamo veramente perché abbiamo anche noi un grosso seguito, la nostra pagina Facebook ha raggiunto 40.000 fan, quindi spaziamo forse un po' più oltre il territorio di Latina, quindi... Certo. Ci sono tanti ragazzi appassionati. Pure seguito. Beh, la tradizione del calcio a 5 è stata forte ed è forte nella zona di Castelli. Ah, Castelli Romani. Sì. Lì c'è di più. Quali sono le squadre? Beh, le grosse tradizioni. Adesso c'è la Poggiarco-Genzano che è in Serie 1. All'epoca c'era il Palestrina, il Colleferro. Sì. Hanno avuto più tradizione, più forte. Sicuramente sì, lì ci sono stati anni d'oro dove ci sono state squadre che hanno fatto veramente la storia del calcio a 5. Sicuramente questo è uno sport, noi attingiamo soprattutto nei giocatori sudamericani, in Brasile e in Argentina, perché è uno sport popolare ed è veramente radicato. E da loro però il calcio è popolarissimo, Brasile e Argentina. Però il futsal, come viene chiamato da quelle parti, è popolare tanto quanto il calcio. Tutti i più grandi giocatori di calcio a 11 che hanno sfondato nel calcio a 11 provengono molto spesso dal calcio a 5 perché da bambini c'è più tradizione nelle scuole calcio nell'iniziare con il futsal, quindi con il calcio a 5. Certo. Qui c'è ancora un po' più
di fatica, insomma, a far capire questo concetto, però noi abbiamo per esempio una scuola calcio con dei numeri importanti, abbiamo oltre 100 bambini. Questo è importante. Sicuramente anche da questo punto di vista abbiamo fatto passi da gigante. Certo, l'unico che manca sono sempre io. Però vedrai che se la volta diventa come una droga. E poi il volley è pure la passione, una volta non lo vedevo, adesso non è più del basket. Ma il problema degli italiani è che siamo troppo, ma io mi ci metto anch'io perché sono un appassionato di calcio. Certo. Però abbiamo poco riguardo anche per gli altri sport, sono sì, senza sì, andare oltre di molto, l'atletica leggera, insomma, che raggiungono medaglie d'oro e quant'altro. Il ruolo del tennis pure so bene. Sì. E comunque, certo, il calcio è il calcio, nonostante tutti gli intrighi del calcio. Le medaglie, e beh, ci sono sempre state, però... Ogni tanto scoppiano scandali, imbrogli, e il calcio è tutto un mistero, però va avanti, diciamo, tra debiti. Ma è sicuramente uno sport che è radicato in maniera centrale, no? Certo, rispetto certo, a tutti certo. Gli altri. Però in Sud America, Brasile e Argentina c'è questa passione. Paraguay, Uruguay, tutta l'America Latina e il futsal. Ci sono milioni di ragazzi che iniziano con questo sport, poi c'è chi come loro arrivano a livelli professionisti, non dimentichiamo che Sebastian Corso e Gerry Battistoni sono due nazionali. Ah, due nazionali. Giocano con la nazionale argentina calcio a 5, noi abbiamo altri due giocatori, sempre in nazionale argentina, che sono Maina e Luciano Avellino. Certo. Quindi stiamo parlando di giocatori che nel loro sport sono considerati dei giocatori stato di livello mondiale. Nazionale. Sebastian Corso ha vinto proprio di recente la Coppa America, battendo in semifinale il Brasile e in finale il Paraguay, quindi ha vinto la Coppa America di recente con la nazionale argentina. Bellissimo, e questo è importante, complimenti al Sebastian. E prospettive del nostro Latina Calcio 5? Ma guarda, io ho fatto già, lui ha detto già abbastanza per riuscire a portare questa squadra in Serie 1, perché l'ho presa dalla Serie B. Quindi siamo nella massima serie adesso. La massima serie. E come ha detto lui, Battistoni è l'obiettivo è arrivare settimo, ottavo. Allora, se riusciamo ad entrare nelle prime 8, entriamo in un girone che ci consentirà di poter giocarci addirittura per lo scudetto. Poi ovviamente la fase finale nei playoff ti confronti con le squadre più forti, quindi chi sono le squadre più forti finora, i primi classifiche chi sono? Attualmente la prima classifica è la Poggianco Genzano. Diciamo che come roster per qualità credo le squadre che adesso eccellono sono Genzano, Pescara e Asti. Asti. Diciamo queste sono le squadre che hanno la rosa forse più attrezzata. E va bene, il campionato dura fino? A maggio. Ah, quindi c'è ancora un percorso lungo. Tutto può accadere. Sì, tutto può accadere. Noi abbiamo sicuramente una squadra importante, ovviamente noi siamo abituati a fare pochi problemi, però nella nostra testa c'è quello di arrivare ai playoff scudetti e di giocarcela fino in fondo. Certo. E allora giochiamo fino in fondo, per i grandi successi. Allora ringraziamo il presidente, grazie a voi, grazie a voi e tante cose. Argentina, ci abbiamo Madonna, ci abbiamo Maradona, ci abbiamo Lisa Perón, tutto. E allora viva Argentina, vero Argentina, Sebastian. Adesso passiamo dalla prima politica alla carne rossa e adesso parliamo di carne. No, parliamo di mangiare buono. Parliamo di mangiare buono. È quasi ora, sono le 9 e mezza. Dai, dopo le 9 e mezza siamo... siamo con la parte della digestione. Quindi Fabio... Fabio Fanelli, Enogastronomia. Perché con questi capelli così dritti che puoi fare? Diciamo che questa sera lanciamo questa rubrica che nelle prossime settimane andrà in onda in questo punto, questa trasmissione che si chiama Delicious Magazine e ci occuperemo di benessere sostanzialmente, no? Benessere alimentare innanzitutto, e parleremo anche dei prodotti tipici,
delle aziende locali del nostro territorio, e ce ne sono tantissime di eccellenza. Poi Expo Milano quest'anno insomma ci insegna, no? Certo. E quindi cercheremo di dare più spazio possibili alle aziende locali e, perché no, alle aziende della ristorazione. Diciamo che da qui alle prossime puntate insomma avremo ospiti appunto o le aziende oppure i nutrizionisti. Dunque, quando è questo appuntamento? Ma diciamo da qui ad un paio di puntate inizieremo questo percorso. Poi, visto che c'è l'occasione, volevo riprendere proprio il fatto della politica, no? Adesso sì, non c'entra niente, sì. Lanciamo degli Just Magazine, però ci sono notizie importanti nella città, è una città commissariale. Certo. Diciamo che ancora una volta quest'anno la città di Latina forse non avrà il suo Natale. È notizia di oggi, una notizia che ci rammarica molto, soprattutto perché non si mette mai con l'albero. Forse si metterà solo l'albero ed un palco all'interno della piazza centrale di Latina. Neanche all'interno della piazza? No, sulla piazza centrale. Quell'albero regalato da un imprenditore, sempre quello là. Sempre quello. E diciamo che la cosa che ci lascia la mano in bocca è che comunque ci sono state le proposte fatte dall'amministrazione comunale commissariata per attività che si possono e si potevano fare sulla piazza centrale, che vale a costo zero per l'amministrazione comunale. Diciamo che la risposta di oggi pomeriggio è stata proprio quella che forse si occuperanno le associazioni di categoria, che tu ben sai che sono 40 anni che sono sul territorio, ma non mi sembra che abbiano fatto moltissime attività per la città, soprattutto nel periodo natalizio. Quindi vuol dire che non ci sarà niente, o ci saranno i soliti eletti, anche senza politica, che faranno le cose nella vita. Dunque, ripeti un po' tutto l'argomento. Dunque, l'enogastronomia, voi quindi qualche cosa proponete, che cosa farete? Noi faremo visita a molte aziende della nostra provincia, sì. Le porteremo qui a studio, sì. Le andremo a trovare. Nella quindi parleremo di mozzarella di bufala, di carne. Bravissimo. La carne rossa, insomma, che adesso parleremo più che altro di carne di bufala, nel nostro territorio. Certo. Però insomma tutte le specialità. E quindi questo percorso lo accompagnerà qui in diretta streaming. Quindi diretta streaming, ma durante la settimana faremo delle riprese vere e proprie nelle aziende, nei ristoranti, quindi le ricette. Vorrei inventarle anche a casa delle persone, no? Quindi le famose ricette fatte a casa anche a casa tua, ma lui sei un grande uomo, come detto, no? Sì, dobbiamo fare proprio. Ti facciamo fare assaggiatore. Beh, è scendata l'Expo, ecco, proprio oggi hanno superato i 21 milioni di accessi, grande successo dell'Expo, io sono rimasto meravigliato, bellissimi gli stand. Quello dell'Italia, ma quello del Giappone, dell'Austria, eccetera. Abbiamo visto file chilometriche, no? File chilometriche, noi della stampa per fortuna non ce l'hanno fatte fare, questo possiamo dire, ma non ero solo io che aveva gli accessi particolari, però diciamo che è stato un grande successo, con cucine da tutto il mondo, il riso del Bangladesh era buonissimo, il montone pure. Però l'Expo ha avuto dei numeri eccezionali, con un indotto di 10 miliardi di euro. Ha incassato tantissimo la metro a Milano, a differenza di Roma funziona, ogni 3 minuti c'è una metro. Ci sono anche le porte a vetro, in modo che chi si vuole suicidare non può, perché è chiuso e non può entrare nei binari. E quindi grande successo. Chi non ci credeva invece bisogna dire che è andata forte, fortissima. L'eccellenza italiana anche quella, no? Prossimo appuntamento è Dubai, e tu già ti prenoti, mi hanno detto che Dubai fa 5 anni. Dubai porteremo anche Valentina. Mamma mia. Diciamo che però confermiamo anche una cosa, ritornando a Delicious Magazine, e sul sito buongiornatina.it a giorni insomma troveremo anche una sezione dedicata proprio a quello che poi faremo in diretta streaming tutti i giovedì sera. E non questo è nostro. Mamma mia, allora poi Paolo Galante che dirà dall'hotel d'Avia. Andremo a trovare anche lui, dopo le primarie. Però dopo le primarie, mamma mia. E bisogna vedere che piatti si preparano poi. Pasta e fagioli è buona. È buonissima. È del nostro territorio, tutto il fagioli di Sezza, voglio dire, quindi insomma. I ristoranti che hanno incassato di più comunque sono stati Cina, Giappone e quello di Italy. Come si chiama?
Farinetti, sì, esatto. E 20 milioni di euro. C'aveva 20 ristoranti però, tutte le regioni, 21 anzi. E quindi questa fila chilometrica, arrivare lì poi è stato defaticato, però valeva la pena, bellissimo. Ci sei stato. Ah no, gli Emirati Arabi ci hanno offerto anche i datteri, il caffè arabo e un bel dolcino. Gli unici che hanno offerto qualcosa. Ma gli Emirati Arabi ci hanno un sacco di soldi, se vedeva lì. Ti cadi ufficialmente un massaggio a loro. E allora proseguiamo con Valentina e chiudiamo. Valentina è qua con noi, che parlerà di... Fabio ci ha portato all'enogastronomia, l'Expo. Parli da buoni italiani. Quindi com'è la situazione? Com'è la situazione? Io concludo sempre. Certo. Dopo le pagine abbastanza impegnative della cronaca. Oggi Martina è venuta con i calzoncini. Insomma, ancora tipo Minigore, capito? Tipo Londra. Ma Londra non c'era a caldo. Ma fa caldo. Quando io ero ragazzino c'erano le prime minigonne. Sì. Sono passati più di 30 anni però. Le prime minigonne erano scappate. In questo tempo ci sono i miei. Quando nacquero i Beatles nacquero le prime minigonne. In Italia erano tutti stravolti, però da si sono spazi. Però le minigonne non possono portare tutto. No, quindi sì, sono solo alcuni tipi. Vabbè, ma vediamo in forma. E allora torniamo al giardino interiore. Giardino interiore, quindi io. C'è pure del verde nel giardino interiore. Mi auguro che dentro di noi ci siano spazi verdi, fiori e quant'altro. E quindi, in un mondo che corre troppo veloce, dove siamo soggetti a file, a ritmi esogeni, è importante essere un po' un giardiniere della nostra oasi verde, no? Quindi capire quando è il momento di potare, di seminare, di dare nuova linfa, riconoscere i parassiti del nostro giardino, perché no? Le erbe infestanti. E quindi io darò dei suggerimenti su come poter prendersene cura. Quindi ci sono diversi modi, non c'è un modo univoco che può essere idoneo per tutti, però ognuno può sentire qual è la sua metodologia, no? Certo. Quindi fare arte, cultura, contemplare, creare, viaggiare, mangiare, perché no? Certo. Anche alimentarsi in maniera consapevole e illuminante potrebbe essere un tema che magari le persone andando troppo di corsa, magari fanno soltanto ricorso a dei cibi abbastanza veloci. Adesso da oggi c'è la notizia che in futuro mangeremo anche alghe e insetti. Chissà come io già la mangio l'alga. E gli insetti? Gli insetti li immagini? No, gli insetti no, penso che. Però dai, magari in un'altra vita, ma in questo. Mio cugino che è stato in Vietnam e Cambogia mangiavano cani. Cani. No, allora questo è un argomento. I cani. Vabbè, perché lì la situazione era drammatica, tu lo sai che in Cina... Ma sono casini le questioni. In Cina, quando un cane morse Mao Zedong, allora da quel momento Mao disse tutti i cani uccisi, e uccisero milioni di cani. Però ancora... Ma sono passati... No, poi ci sono. Sono passati tanti anni. Diciamo sono rinati i cani, sono rinati. Sì. E la Cina che ha bloccato dagli ultimi 20 anni... Le donne dovevano avere solo un figlio a testa perché cresceva troppo, se no ci arriviamo tutti a 3 miliardi, qualche ti mangia più qua. Adesso da domani possono fare 2 figli. È finita questa legge, è finita da domani. Ecco. Per bloccare troppo. Siccome erano 1.200.000.000, se facevano 2 o 3 figli, poi 20 anni fa arrivavamo a 2 miliardi in più. Certo, mi auguro che anche sia terminata la tendenza di far indossare i bustini stretti alle bambine e le scarpe. Sì, l'hanno tolta. Quindi il piede non è più 35-36, ma anche 38-40, certe feste. Però il giardino che ci avrà, ci sarai tu e poi? Nel mio giardino ci saranno i miei consigli utili su come coltivarlo, no? E quindi, quando ce li dici? Se la prossima volta? Uno me ne darò stasera, però non me ne vogliono gli uomini, mi rivolgerò solo a un pubblico di donne. Va bene, sentiamo il primo stasera. Io e una mia amica Cancellor abbiamo ideato, sviluppato un programma per il risveglio dell'energia femminile, seguendo un pochino gli
gli archetipi del mito antico. Quindi sette incontri per sette dei, si parlerà dell'energia di Afrodite, quindi legata all'aspetto carismatico e creativo, l'istinto materno, la sorellanza femminile, la parte lavorativa, quindi sette sfere racchiuse in tutte le donne, affinché tutte le donne si sentano complete, realizzate e meno frustrate. Sarà un percorso esperienziale, un percorso dove ci possiamo divertire, e quindi questo potrebbe essere un modo per le donne per coltivare il proprio giardino interiore, quindi conoscersi, confrontarsi con altre donne, relazionarsi, capirsi, interpretarsi, quindi non lasciare sempre all'uomo questa parte interpretativa, no? Perché l'uomo non deve essere la loro stampella, ma il loro valore aggiunto, quindi donne insieme possiamo fare un bel cammino. E questo è un bel giardino. E il giardino quindi ci accompagnerai. Ti accompagnerò nel mio giardino, lo coltiveremo insieme. Scacceremo i corvi, le erbe infestanti. Va benissimo, ti ricordi che dovevi confrontare con il meteo, no? No, e il meteo è io con la cosa. E io lo smetto però il meteo. Allora, il meteo è così, da domani fino a domenica non pioverà, quindi state tranquilli. Il freddo ancora non arriva, quindi risparmieremo anche sui termosifoni. Meglio così, così il gas non gira la rotellina e così la bolletta sarà meno pesante fra due mesi. Poi c'è tempo quando arriva il freddo. C'è tempo anche perché si vocifera che sarà l'inverno più nevoso del secolo, ma dicono, è vero, me l'ha detto un vecchio quando stavo su in montagna a 1500 metri in Trentino Alto Adige, ha detto perché quando fa troppo caldo lì da loro, 30 gradi, 33 gradi per un mese quest'anno, tutti sudavano, loro non sanno che qui era 40, 43, e quando fa troppo caldo ci sarà molta neve, quindi forse è vero. Quindi la saggezza popolare antica. Però adesso fino al 31, al 1 non sarà freddo, no. E fino a domenica la pioggia che abbiamo avuto queste ultime ore non ci sarà. Quindi buon weekend a tutti, siamo tornati qui perché era doveroso dopo il successo degli scorsi mesi, e quindi vi ringraziamo per questo ascolto, per questa attenzione. E ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata.